squadre nuovamente in campo per la ripresa del gioco, questo secondo tempo della sfida tra Dal Pozzo e San Giorgio. 1-1 il punteggio al termine dei primi 46 minuti di gioco. Gol del vantaggio realizzato da Maggiore al 27esimo per il Dal Pozzo, il pareggio al 39esimo su calcio di rigore di Burgos. Partita che conferma quello che ci si immaginava alla vigilia, ovvero grande equilibrio tra le due formazioni, con San Giorgio che si è fatto preferire con le due palle gol importanti nella fase iniziale, Dal Pozzo che però ha tenuto più in mano il pallino del gioco e ha realizzato quello splendido gol con Maggiore alla prima vera conclusione importante verso la porta avversaria. Poi ce ne sono state anche altre delle buone occasioni, sia su palla da fermo che su azione manovrata, ma è arrivato il pareggio del San Giorgio proprio nel momento in cui sembrava che la formazione ospite facesse un po' più di fatica a rendersi pericolosa. È stato questo scontro Osculati-Pribeagu e la trasformazione perfetta di Burgos, che non ha lasciato scampo a Righi, una Righi che, lo diciamo, nonostante ci siano stati dei pericoli importanti per lui, in realtà non ha dovuto effettuare particolari interventi, più che altro perché gli attaccanti avversari hanno peccato un po' in precisione nelle due occasioni precedenti al rigore. Tanto arriva il fischio, ma si deve ripartire. Erano partiti un po' troppo in anticipo i giocatori del San Giorgio. Tanto ora si gioca. È Burgos che prova subito. Poi serie di batti e ribatti in zona centrale, la palla arriva a Pribeagu, prova a girarsi il numero 10 e alla fine si trascina il pallone sul fondo. Va al rilancio corto questa volta a Righi, si riparte da Algeri che avanza, c'è lì vicino Stefanizzi, poi sbaglia il servizio per Corradini, ma c'è Riccardi che recupera il pallone con tutta calma, serve ancora Stefanizzi, va lungo dalle parti di Zraidi e c'è il fallo, è andato a spostare Campagna che era in anticipo. Calcio di punizione in favore del San Giorgio, direi ineccepibile la decisione arbitrale. Tanto il pallone deve essere sostituito, c'è Obando pronto alla battuta del calcio di punizione. Parte Obando lungo direttamente in area, il pallone spizzato leggermente da Pribeagu, doveva diventare molto pericoloso per Arrighi. Risultata però centrale la conclusione. Va al rinvio Arrighi, poi Stefanizzi, ancora un pallone alzato con lo stesso Stefanizzi che interviene, poi Obando. Cerca Compagni ma trova i giocatori del Dal Pozzo che poi perdono il pallone. Il pallone che arriva a Burgos, prova a tagliare verso Pribeagu che termina a terra, questa volta contatto spalla contro spalla, non c'è nulla. Intanto è rimasto a terra Sevesi, si deve essere incrociato con Burgos, è terminato a terra Sevesi, chiedeva qualcosa al direttore di gara che ora parla con Burgos. C'è il richiamo del signor Pisciotto, si sono probabilmente incrociati, non li abbiamo visti i due. Tanto va
a rimettere in gioco Riccardi, c'è Maggiore che riesce a servire Sevesi, alza il pallone, ma troppo lungo per Puzziferri, anche per Barone. Tanto se ne sono andati i primi 3 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. 1-1 il punteggio, va a rilancio Stallone. C'è Corradini, centralmente prova a far partire Barone, ma la palla torna alle parti di Puzziferri. Rilancio deviato in falo laterale. Sale Puzziferri, intanto va alla battuta Osculati. Intervento della difesa, poi alza questo pallone Panozzo. Centralmente si lotta, riesce Slongo a uscire, ma c'è l'intervento della difesa ad anticipare Pribeagu. Altro fallo laterale. Controllo di Slongo, poi dal Zoppo. Interviene Osculati all'alzata dalle parti di Barone, che non riesce a tenerla in campo. Già battuta la rimessa, Pribeagu con Algeri che lo controlla, guadagna la rimessa dal fondo. Fase iniziale del secondo tempo con le due squadre decisamente più guardinghe rispetto alla fase finale del primo tempo. Sale la tensione, ogni errore può essere fatale da una parte e dall'altra. Lo sanno bene entrambi i mister e i giocatori in campo, che però sappiamo proveranno a trovare il gol. Attenzione perché c'è il fischio, c'è un tocco di mano e dovrebbe essere stato Panozzo. Abbiamo visto il braccio largo, la palla che è terminata proprio sul braccio di Panozzo ed è arrivato il fischio del direttore di gara quando siamo al sesto. Calcio di rigore in favore del Dal Pozzo. E vediamo Maggiore che si è portato sul dischetto del rigore per tentare la trasformazione. Tutto pronto per il tentativo di Maggiore. Parte Maggiore, la rete del 2-1 quando siamo al settimo minuto di gioco. Doppietta di Maggiore e soprattutto 2-1 per il Dal Pozzo. E realizza sul calcio di rigore la formazione di casa, gol importantissimo. Anche qui, come accade spesso, siamo stati involontari buoni profeti per il Dal Pozzo. Dicevamo di una partita nei primi minuti piuttosto bloccata e siamo stati sconfessati anche questa volta. È arrivato il rigore con il quale Dal Pozzo torna in vantaggio. Tanto ancora una nebbiolina artificiale per festeggiare il gol. Bando, bello il controllo a seguire, poi arriva Corradini, anzi era Sevesi, e si è scontrato con Obando. Non ci sembrava che ci fosse animosità nell'intervento di Obando, sono incrociati i due, fallo è chiaro. Ha avuto un attimo Sevesi nel quale sembrava stesse reagendo, fortunatamente si è contenuto. Anche perché, come detto, non c'era assolutamente animosità nell'intervento di Obando, che è arrivato in ritardo e ha colpito l'avversario atterrandolo.
Calcio di punizione in favore del Dal Pozzo con Sevesi sul pallone. Parte la traiettoria, arriva in mezzo, controlla Maggiore che prova la gran girata, non riuscita, poi Corradini, ancora per Maggiore, tocco per Puzziferri che vede largo Zraidi, deve andare sul fondo, serie di finte, poi Sevesi, è troppo lungo per Barone, era ottima l'idea, palla comunque resta ancora in gioco. Corradini cerca il fondo a sua volta, va al cross e trova il fallo laterale sull'intervento di Capitan Slongo. 9 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, 2-1 punteggio in favore del Dal Pozzo, e questa volta non c'è intesa nella giocata offensiva. Può ripartire Stallone con il rilancio corto, va Trogu, ancora per Stallone, c'è libero Giannini, lo serve, avanza il San Giorgio, respinta poi di Osculati, ancora Puzziferri, bello il dribbling, fa salire Riccardi che si ferma, va lungo poi Stefanizzi e guadagna un fallo laterale con l'ottima copertura del pallone Zraidi, anzi c'è stato un fischio del direttore di gara, quindi c'è la scorrettezza ai danni di Zraidi. Batte Sevesi per Algeri, largo capitano Osculati, dribbling riuscito, ancora Osculati che poi un po' sbilanciato non trova Puzziferri, si riprova il San Giorgio che ora deve assorbire il colpo del 2-1 subito pochi minuti fa. Tanto pallone che intendeva raggiungere Maggiore, ma la difesa riesce a intervenire. Resta a terra Obando che vedevamo un po' dolorante, probabilmente ancora per quello scontro con Sevesi. Avevamo visto toccarsi il ginocchio e forse non ce la fa. Vediamo che viene portato fuori braccio dai componenti della panchina, dal massaggiatore, che avevamo visto bene. Purtroppo per lui deve uscire uno dei protagonisti, è il primo tempo ottimo di Obando con il numero 4, quindi esce lui ed entra il numero 13 Garoldi, che va a posizionarsi nell'identico settore occupato da Obando in precedenza. Staremo a vedere se con lo stesso profitto, intanto va la rimessa da Zoppo, pallone arriva dalle parti di Panozzo, poi c'è un altro fallo laterale, arriva Slongo, fermato e poi il rimpallo lo sfavorisce. Stavolta la rimessa in gioco in favore del Dal Pozzo. C'è come di consueto da quella parte capitano Osculati. Arriva Corradini che rischia qualcosa e c'è il fallo. Ha rischiato però qui Corradini, è riuscito alla fine a coprire il pallone e a subire il fallo. Va per la battuta Sevesi, lungo, dove c'è Dal Zoppo, però la palla arriva a Barone, poi Maggiore e cerca di chiudere la triangolazione, non riuscita l'operazione. Allora Slongo rilancia, c'è Pribeagu e poi interviene con tutta calma Stefanizzi,
già rilanciato il pallone per Riccardi. C'è Zraidi, si accentra, serve Maggiore che non controlla, poi il pallone arriva dalle parti di Puzziferri, cerca compagni liberi, ancora il numero 7 che serve Maggiore, prova a rientrare, poi Riccardi fermato, può partire il San Giorgio ma non controlla bene questa volta Burgos. Tanto Riccardi è pronto alla battuta, Maggiore fermato e poi commette fallo ai danni dell'avversario. Dopo il neo è entrato Garoldi, già battuta la punizione dal zoppo del Giannini, pizzico di difficoltà, recupera bene però poi Trogu, a lungo Trogu direttamente in area, la palla scorre fin sul fondo. Grande attenzione di Stefanizzi che ha fatto scudo al pallone. Di nuovo dal pozzo Osculati, Barone prova a allungare per Puzziferri, fermato, poi slongo, c'è Burgos, pallone di ritorno, arriva Algeri. Intanto siamo al 15esimo, se n'è andato il primo terzo della ripresa, 2-1, punteggio in favore del Dal Pozzo. C'è Campagna pronto alla battuta, Riccardi respinge, poi Zraidi, il pallone resta lì, poi arriva Maggiore, colpo di tacco, difficile la giocata, attenzione al pallone che arriva a Panozzo, lo ferma Corradini, anzi era Sevesi, e conquista anche il fallo, il numero 4. Si va ancora sull'esterno, Osculati avanza, c'è là davanti Puzziferri, preferisce andare al cross verso Maggiore, colpo di testa di Trogu e poi piccolo rischio per Giannini che era andato al rinvio, non ha trovato la palla, poi ha preferito spedirla in fallo laterale. C'è capitano Osculati, cerca Maggiore, non lo trova, allora slongo a lottare con Puzziferri che guadagna una rimessa laterale. Arriva ancora Osculati, Puzziferri verso il fondo, la palla al centro, troppo sotto il portiere, interviene Stallone, poi Algeri mette giù un buon pallone Garoldi e vede la trattenuta di Corradini, direttore di gara, anche qui nulla da dire, anche se Corradini qualche parolina la dice al signor Pisciotta, ma abbiamo visto bene la maglia tirata. C'è Burgos che va alla battuta di questo calcio di punizione e non l'abbiamo visto fin qui in questa veste. In teoria dovrebbe essere lui in area, vediamo cosa farà. Pallone teso verso il centro, interviene Arrighi, poi ancora il cross, questa volta colpito male Trogu, palla molto pericolosa questa, non l'aveva toccata probabilmente nessuno e Arrighi è intervenuto, tra l'altro con la palla che gli è rimbalzata davanti, non facile l'intervento. Intanto arriva un altro cambio, esce il capitan Slongo per il San Giorgio con il 17,
in campo Zucchetti, che vediamo andare a posizionarsi sul fronte offensivo, quindi cambia poco o nulla, diciamo, per il San Giorgio. Vedremo all'opera Zucchetti. Intanto rilancia Arrighi, tocca a Maggiore, Barone anticipato e chiuso bene da Giannini. Rilancio di Stallone, altissimo, là nel mezzo, Corradini, poi palla termina direttamente in fallo laterale. Pronto Riccardi per la battuta. Va Riccardi. Maggiore non trova il pallone, può ripartire Ribiago, attenzione al numero 10, cerca Burgos, arriva Stefanizzi che spedisce in fallo laterale. Hanno provato la combinazione i due, intanto c'è un altro cambio, e il rientrante Zraidi dovrebbe essere a uscire, però si gioca. E qui si trattenevano vicendevolmente Sevesi e un avversario, è arrivato prima la trattenuta di Sevesi. Calcio di punizione da posizione insidiosa sulla tre quarti, col pallone che verosimilmente spioverà là in mezzo. Questa volta Burgos va a far compagnia agli altri giocatori del San Giorgio in area. Parte il tiro e era basso, però questa volta respinge la barriera. Si attende ancora per il cambio, il primo cambio nelle fila del Dal Pozzo. Dovrebbe essere pronto Canti. Intanto Garoldi, attenzione a questa serie di colpi di testa con la spettacolare rovesciata di Pribeago, che arriva a gioco fermo, ma è stato veramente un gesto tecnico pregevole del numero 10, che già nel primo tempo ci aveva fatto vedere quel colpo di tacco delizioso a saltare un avversario. E sono quelle giocate che si apprezzano anche se arrivano a gioco fermo. C'era un fallo nei confronti di uno dei difensori del Dal Pozzo. Arriva il cambio, esce Zraidi, che lo ricordiamo rientrava dopo un periodo di stop. Una buona gara la sua, manca probabilmente un po' di brillantezza, ma comunque dato il suo contributo in velocità e tecnica. In campo ora Canti, vedremo dove si andrà a piazzare, sempre sulla corsia di sinistra con il numero 20. Intanto ci prova ancora San Giorgio. Zucchetti, cercato compagni, non li ha trovati. Ancora Zucchetti. E si porta la palla fuori dal campo, il fallo laterale. Intanto passa il tempo, siamo quasi arrivati a metà della ripresa, 22 minuti sul cronometro, 2-1. Il punteggio in favore del Dal Pozzo. Attenzione Garoldi, poi arriva Algeri a spazzare via. Giannini, buono il dribbling, poi la palla lunga, anticipo di Stefanizzi. La parte opposta chiama in causa Stallone, che la piazza in mezzo, ma c'è Corradini, recupera un buon pallone, poi c'è il lancio per Canti e sembrava in posizione regolare, ma è arrivato il fischio del direttore di gara e si lamentano vistosamente i giocatori del Dal Pozzo. Canti era partito a nostro avviso dietro la linea dei difensori e stava andando tutto solo davanti al portiere. C'è comunque il calcio di punizione.
Era stato un incrocio perfetto questo per lanciare Canti a rete. Tanto la palla arriva a Puzziferri. Buono il controllo. Poi alza un po' troppo questo pallone verso il centro. E c'è poi il fallo netto di Sevesi che trattiene Pribiago. Giusta ammonizione per Sevesi, classico fallo tattico. Preferito non far partire il giocatore, uno dei giocatori più pericolosi della squadra avversaria, che ci ha deliziato, come detto poco fa, con una splendida rovesciata. Tanto va la battuta Trogu in area, respinta della difesa, campagna ancora Trogu. Poi Donati che spedisce senza guardare però là davanti. Pallone rilanciato dal Dal Pozzo, c'è il controllo a seguire di Maggiore, splendido. Poi Barone che colpisce un po' troppo con l'esterno, cercava Puzziferri, lo spazio c'era, ottima l'idea, meno l'applicazione pratica, poteva essere potenzialmente una grande occasione questa, che è nata da un'altra splendida giocata, questa volta di Maggiore, che dopo aver segnato il gol dell'1-0 al termine di una azione perfetta con un gran tiro e aver realizzato anche il rigore, questa volta ci ha regalato questo controllo a seguire. Ancora Maggiore e c'è il fallo, è andato ad anticipare di un soffio Giannini, che poi gli ha colpito il piede d'appoggio di Maggiore. C'è anche il cartellino giallo nei confronti del numero 6. Sono arrivati nel giro di pochissimo altri due ammoniti. Abbiamo il dubbio sull'ammonito in precedenza. Abbiamo Sevesi, abbiamo Giannini, poi oltre a Mister Borgatti è stato ammonito anche un altro giocatore del Dal Pozzo. Non abbiamo visto bene se fosse Maggiore o Riccardi. In ogni caso, parte Sevesi. Palla che si impenna sulla deviazione della barriera, poi Maggiore a conclusione ribattuta da Stallone. La palla è ancora buona per Maggiore, che ha due uomini e lo fermano. Prova a partire Pribiago, arriva Stefanizzi. Lo sanno che il numero 10 è pericolosissimo se riesce a liberarsi, per di più in spazi aperti. Tanto Garoldi non controlla bene, la palla termina il fallo laterale. Si preparano altri cambi ed eccolo che arriva. Uscita del numero 7 Panozzo, con il numero 15 entra Argenti. Anche qui dovrebbe essere un cambio che non modifica particolarmente la disposizione in campo. Argenti si è andato a piazzare là in mezzo, vedremo però nei prossimi minuti. Tanto recupera palla Canti, poi il rimpallo favorisce l'intervento di Corradini. Sevesi, ancora Corradini che lotta con Pribiago. Attenzione alla palla che arriva Garoldi, anzi era Zucchetti che prova a liberare Burgos. La conclusione è la palla che termina sul palo. C'è stato forse anche il tocco di Arrighi determinante, comunque palo del San Giorgio con Burgos, e poi spara altissimo campagna al 28esimo, occasionissima per il San Giorgio, gran giocata di Burgos, si conferma bomber temibile. Il palo gli ha negato la gioia del 2-2, conserva il vantaggio il Dal Pozzo, che ora prova a cambiare. Vediamo chi sarà a uscire, cambia decisamente qualcosa perché esce Sevesi, verosimilmente Canti andrà a ricoprire il ruolo di Sevesi nel centro-sinistra, e sulla corsia di sinistra entra Gueye, che ha
circa 17 minuti più recupero a disposizione per sprigionare numero 19 oggi Gueye, la sua potenza in progressione, la velocità e anche la tecnica. Potrebbe essere molto importante questo inserimento, anche perché il San Giorgio dovrà necessariamente forzare i tempi in questo ultimo terzo di gara nel corso del secondo tempo. Eccolo che è. Controllo è buono, serve Maggiore che invece fatica un po', però mantiene il possesso della palla, apre per Puzziferri, controlla, mette in mezzo e non trova il pallone Canti per un soffio, vicinissimo al gol anche il Dal Pozzo che ha risposto al palo colpito da Burgos. Intanto si prosegue con Puzziferri, ancora un pallone lungo, però Maggiore non può intervenire, palesemente in fuorigioco. Va al rilancio Stallone, altissimo, tocca Gueye, però c'è Zucchetti che recupera la palla, poi Campagna, Stefanizzi va di testa, poi Riccardi che riesce in qualche modo a liberare Stefanizzi, e alla fine è stato il primo intervento falloso. Dopo il secondo arriva il fischio quando siamo quasi arrivati al trentesimo, meno 15 al novantesimo, più recupero che ci sarà per i cambi che si stanno susseguendo. C'è stato anche il rigore trasformato da Maggiore. Intanto pallone lungo, questa volta non può intervenire Maggiore, la palla però resta lì, ancora Maggiore e lo fermano in due. Poi Osculati controlla bene, va a lungo, c'era Barone ma interviene la difesa, ancora Osculati, poi Corradini non trova compagni, va dalla parte opposta Burgos, mette bene giù questo pallone, attenzione ancora Burgos che non controlla. Ora c'è un pizzico di imprecisione in più, il tempo scorre, un po' di stanchezza anche se ci sono stati i cambi. Provato Maggiore a superare Dal Zoppo che poi protegge l'uscita di Stallone, ancora Dal Zoppo che mette palla fuori, rimasto a terra il giocatore del Dal Pozzo, dovrebbe essere Algeri, e sembra avere una certa difficoltà. E infatti sta zoppicando, anzi vediamo perché ci sono anche altri cambi. Allora esce con il numero 2 Campagna nel San Giorgio, entra Mezzanzana con il 19, se abbiamo visto bene. Ora vediamo, forse è il 20. Tanto fuori anche Algeri e dentro con il 14 Tricarico, ed è proprio Mezzanzana con il 19, quindi altri cambi per Algeri, speriamo non sia nulla di grave, mentre non c'era nessun problema per Campagna, e quindi un cambio per dare forze fresche con Mezzanzana che si posiziona nell'identico ruolo di terzino destro. Tricarico va a completare la linea difensiva Dal Pozzo, anzi probabilmente è Puzziferri che è arretrato, lo vediamo ora sulla linea della difesa, Puzziferri che può ricoprire molteplici ruoli, va a dar manforte ai compagni della difesa mentre Tricarico è più avanzato sul settore di destra. Tanto sono 33 minuti, quasi 33 minuti sul cronometro, passa il tempo e Dal Pozzo resta in vantaggio. Pallone spizzato da Trogulo che spedisce in calcio d'angolo. Sono state quelle due fiammate consecutive, il palo
di Burgos e il gol mancato di un soffio da Canti. Ora la sfida vive sul filo della tensione. Gueye, la palla ancora verso Canti, pizzico troppo alta, esce bene Stallone, poi Gueye controlla a seguire il pallone che termina il fallo laterale. Fa sfilare Burgos, arriva Pribeagu, fermato da Buziferri. Palla alta di Trogu, c'è il tocco di Argenti, poi Osculati che difende. La rimessa laterale, altro cambio alle liste, esce questa volta Donati con il numero 8, entra con il 14 Loda e dovrebbe aver esaurito ora le sostituzioni in San Giorgio, che le prova giustamente tutte per provare a quantomeno cercare di riequilibrare il conto dal Pozzo che difende il vantaggio e possibilmente spera di avere le occasioni anche per ampliarlo, ma come detto siamo sul filo della tensione da ambo le parti quando mancano 10 minuti più qualche spicciolo al 90esimo e arrivano quasi tutti i giocatori del San Giorgio in area. Parte Burgos, la palla sfila, ribattuta dalla difesa, poi resta lì, spedisce dalla parte opposta Corradini, ha provato a scatenarsi Gueye, ma era dalla parte opposta, impossibile raggiungere quel pallone. E qui per lui ci sarà la possibilità, su qualche rilancio ben fatto, di cercare il contropiede. Intanto c'è un fallo commesso da Buziferri, che non è proprio d'accordo con il signor Pisciotta. Era andato al rilancio Buziferri, evidentemente ha anche colpito l'avversario. Calcio di punizione battuto velocemente, deve però fischiare il direttore di gara, ha fatto notare questo piccolo particolare. Si ripete calcio di punizione sul pallone, questa volta c'è Pribeagu e Burgos è in area insieme ai compagni. Sempre temibile il San Giorgio su questi calci piazzati. Parte Pribeagu, la palla che resta lì, poi le riesce a farla uscire bene Buziferri, si può scatenare, sì, questa volta che è. Va in velocità, lo tiene Mezzanzana, poi mette al centro, tutto solo Tricarico che si divora letteralmente il gol del 3-1, tutto solo davanti al portiere. E ha avuto il classico braccino corto in gergo tennistico, Tricarico, splendida l'azione di Gueye, che nonostante il tentativo di trattenuta di Mezzanzana è andato via con estrema facilità e poi ha messo in mezzo un pallone d'oro per Tricarico. Attenzione ora al San Giorgio, Osculati va al rinvio, palla termina in fallo laterale e qui la poteva chiudere virtualmente il Dal Pozzo. Si resta sul 2-1, ancora cerca il recupero di palla maggiore, poi allargano troppo questo pallone gli ospiti e Zucchetti non può controllarlo e resta quel pizzico di delusione per la colossale occasione sprecata dal Pozzo poco fa. Tanto maggiore Mezzanzana questa volta va in anticipo su Gueye, poi scontri a metà campo, Corradini esce con il pallone, mette ordine, Osculati ancora per Corradini. Di
nuovo il numero 8, che sul passo lanciato, come dire, magari sarà meno performante di altri, ma ha grande senso della posizione e lo ha fatto vedere anche oggi, sempre pronto a dare una mano a tutti i compagni. Corradini, intanto c'è un'ammonizione, il fallo subito da Tricarico, se abbiamo visto bene, una trattenuta evidente nei suoi confronti quando sono quasi 39 i minuti sul cronometro. Arriva Puzziferri per la battuta. C'è anche il fischio dell'arbitro, va Puzziferri, palla direttamente tra le braccia di Stallone che rilancia subito i suoi. Zucchetti arriva come una furia che è. C'è però il vantaggio, c'era la spinta, ma il vantaggio c'era anche per gli ospiti che, attenzione, rilanciano la loro azione, la palla verso Burgos fermata, poi Tricarico che ora non deve pensare all'occasione avuta prima, deve resettare un po' mentalmente per dare il suo contributo in questo finale. Intanto dalla parte opposta ancora Stallone che rilancia subito Mezzanzana, scavetto sotto per trovare compagni ma non li trova, troppo largo questo passaggio. La rimessa effettuata da Riccardi per Maggiore, bello il controllo di Gueye che riesce a tenere questo pallone e subisce il fallo di collaborazione tra Zucchetti e Garoldi. Ottimo l'impatto di Gueye sulla partita. Intanto Corradini cerca proprio Gueye, attento Stallone, l'idea era buona, doveva però girare alle spalle di Mezzanzana, non facile anche per un velocista come Gueye andare su quel pallone. Intanto Maggiore sempre nel vivo dell'azione là davanti, il numero 9, non solo i due gol per lui oggi, una grande prestazione. Poi sono gli ospiti che cercano di avanzare con Burgos, ma la palla termina in fallo laterale ai meno 4 dal 90esimo. Immaginiamo che ci sarà ancora qualche cambio da parte del Dal Pozzo per allungare un po' i tempi in questa fase finale. Intanto si prosegue, Stallone, va Giannini, pallone lungo sulla tre quarti, arriva a Pribeago che però è leggermente avanti rispetto alla linea dei difensori. Noi intanto continuiamo a scandire il tempo che passa, vista l'importanza della posta in palio. Siamo ormai ai meno 3 dal 90esimo. Tricarico, il controllo non è perfetto, poi però recupera la palla ma commette fallo. Arriva un'ammonizione per Maggiore, allora come ci era stato indicato al termine del primo tempo non era lui ad essere stato ammonito, ma in tutta evidenza Riccardi, altrimenti avremmo visto anche un rosso, quindi ammonito anche Maggiore che ha allontanato il pallone. Tanto si ripartirà da un calcio di punizione con Giannini che la mette lunga ma non troppo e può ripartire. E Dal Pozzo, anche questa volta c'è il fischio ma stava partendo il contropiede, ha preferito interrompere subito il gioco il signor Pisciotta. Altra ammonizione, se abbiamo visto bene questa volta è Argenti a terminare sul tacchino del direttore di gara. Abbiamo sentito anche lo schioppo del calcetto rifilato a Canti,
che però era riuscito ad andare avanti col pallone. E comunque serve anche questo mini tempo di sospensione col cronometro che prosegue la sua corsa. Arrighi e cercava Maggiore, tesissimo questo pallone, non lo controlla Maggiore e va al rinvio stallone. Poi Riccardi che non colpisce al meglio e la palla che termina in calcio d'angolo. C'era un contrasto con Burgos e un uomo del Dal Pozzo che è rimasto a terra. Attenzione, c'è il gol del San Giorgio, l'ha realizzato e non vediamo se è Zucchetti. Zucchetti, quando siamo al 44esimo, arriva il 2-2 di Zucchetti e c'è una protesta piuttosto vibrante da parte dei giocatori del Dal Pozzo. C'era un giocatore a terra che tra l'altro è ancora a terra, arriva una munizione intanto. Adesso cerchiamo di non perdere di vista i vari settori del campo. C'è una munizione probabilmente per uno dei giocatori in panchina e intanto è a terra ancora il giocatore del Dal Pozzo. E c'è però il 2-2 quando manca pochissimo al 90esimo. Vediamo chi è rimasto a terra e non abbiamo ancora capito bene. Vediamo, forse era Stefanizzi, e anche tra le panchine mentre noi inquadravamo l'arbitro. Adesso si calmano le panchine, ma c'è stato qualche battibecco ovviamente. Situazione particolare che ricorda un po' quella dell'andata. Ricordiamo, terminò 2-2 anche quella partita e siamo nella stessa situazione ora con Dal Pozzo che chiaramente aveva fatto la bocca ai tre punti e che ora invece si trova di nuovo a meno 2 dal San Giorgio. C'è ancora del recupero e sarà anche corposo, ma il dubbio resta perché il giocatore del Dal Pozzo a terra era uno dei centrali che tra l'altro, se vediamo bene, un po' nascosto dalla bandiera, ma è ancora a terra e forse non riuscirà nemmeno a riprendere il gioco. Vediamo, sempre a terra il giocatore del Dal Pozzo. Si rialza ora, ma evidentemente zoppicante, e dovrebbe essere proprio Algeri, anzi pardon, Stefanizzi. Algeri, ricordiamo, era uscito per un infortunio che si spera sia leggero, e Stefanizzi molto dolorante. Tanto siamo con l'inquadratura sul centro del campo perché c'è Puzziferri che continua a parlare con l'arbitro. Sono passati 2 minuti abbondanti, anche 3 dal gol del 2-2, ed esce proprio Stefanizzi. Brutta notizia questa per il Dal Pozzo perché sono usciti entrambi i centrali, tanto in campo con il numero 17 Guida, va a piazzarsi là davanti. Bene, adesso vedremo. Situazione pesante perché oltre alla vittoria che sfuma in questo momento, ci sono queste notizie dall'infermeria che rischiano di non essere positive. Tanto noi siamo al 48esimo. Recupero non abbiamo visto se è stato segnalato. E ci sarà molto da discutere nel post partita, vedremo i
fare qualche chiacchierata con i protagonisti per questa azione che è stata lasciata proseguire con il Dal Pozzo momentaneamente in 10. Stefanizzi a terra, tanto Burgos si libera, poi il pallone arriva a Pribeago, rilancia la difesa del Dal Pozzo, Garoldi cerca Zucchetti, autore del gol del 2-2. E torna di moda quel mancato 3-1 che poteva davvero essere determinante. Tanto altro fallo laterale a favore del Dal Pozzo, c'è Corradini, si fa vedere Guida, poi Gaye, ora Gaye, due uomini su di lui, va verso il fondo, prova il cross ma non trova la traiettoria giusta, aveva saltato il primo uomo. Tanto siamo entrati nel quinto minuto di recupero e ce ne saranno ancora alcuni verosimilmente. Al rilancio lungo la formazione ospite, l'anticipo di Riccardi col pallone che resta lì, ricarico, serve Osculati, lungo per Gaye, non riesce a controllare. Poi esce Stallone. Situazione difficile dal punto di vista psicologico per il Dal Pozzo. Possiamo capire anche i giocatori che sentivano vicina la vittoria. C'è però ancora da giocare qualche minuto, anzi no, è arrivato il fischio finale quando siamo al 51esimo, meglio eravamo entrati da pochi istanti nel 51esimo, è arrivato il triplice fischio di chiusura del signor Pisciotta e ancora protestano i giocatori del Dal Pozzo. Vergognatevi di giocare!